Grazie. Sì, sicuramente è già stato notato per altri ambiti, è già stato osservato per altri ambiti quella che è, nello specifico nell'ambito delle smart city, ma in generale per quel che riguarda la rivoluzione digitale, è qualcosa che deve coinvolgere non soltanto l'aspetto tecnologico specifico, cioè quello dell'ICT, ma deve coinvolgere in realtà un gran numero di attori, e deve essere una cosa interdisciplinare, è una rivoluzione non soltanto per il settore specifico, ma anzi principalmente per quelli che sono i settori che vengono ricevere l'impatto dell'ICT. Vorrei fare un'osservazione. A me sembra, anche dagli interventi precedenti, che sia stato sottolineato in maniera significativa l'importanza dell'evoluzione culturale, ma che sia stata per il momento messa in evidenza in maniera esplicita principalmente l'aspetto legato ai fruitori di questa rivoluzione. In realtà è molto importante anche nell'ottica di chi crea, nel senso che la società digitale è un'enorme opportunità dal punto di vista anche dell'impresa, dal punto di vista del mondo del lavoro, dal punto di vista, diciamo, della ricerca. È un'opportunità che però dobbiamo cogliere per forza, sulla quale dobbiamo muoverci e metterci nelle condizioni di essere dei protagonisti, ma è anche da un certo punto di vista un rischio importante. Si è parlato della presenza, del fatto che queste tecnologie, l'abbiamo davanti a tutti, sono tecnologie che virtualizzano. Il virtualizzare significa anche far perdere di localizzazione, il globalizzare. Cioè significa che nel momento in cui le infrastrutture saranno realmente disponibili nella forma e nell'ottica che sono comprese anche all'interno dell'agenda digitale italiana nello specifico, ma quella europea e per certi versi anche quella mondiale, se vogliamo, anche se non esiste in quanto tale, quello che accadrà è che molte delle cose che ad oggi sono legate al territorio per una questione organizzativa e strutturale e via dicendo, non lo saranno più. Già oggi l'abbiamo visto in tanti comparti, si è parlato di e-commerce precedentemente, e a certe cose che 10 anni fa, 5 anni fa si potevano solo acquistare nei pressi sul territorio, ad oggi io le compro in tutto il mondo, diciamo, senza nessun problema. Questo ha sicuramente un impatto dal punto di vista della logistica, ha un impatto dal punto di vista di dover rivoluzionare anche l'aspetto fisico, ma ha un impatto nel senso che il mercato diventa sempre più globale, la tecnologia porta l'innovazione ad essere sempre più globale. E in quest'ottica il creare una cultura dell'innovazione, il creare la capacità di portare e di realizzare innovazione sul territorio, all'interno della nazione, all'interno della città, all'interno della regione, deve essere coniugata alla capacità anche di fornire questa innovazione non solo per il singolo territorio, ma anche per il mondo. Cioè si diventa, e qui si lega anche al discorso di dover essere interoperabili, di poter essere, fornire soluzioni che diventino, come dire, l'esempio, diventino qualcosa che viene adottato universalmente, perché altrimenti non riusciamo a creare una competitività che ci renda forti con questa infrastruttura. L'infrastruttura a questo punto diventa qualcosa che invece viene, come dire, può venire sfruttato da altri e non da noi. Quindi l'essere tecnologicamente competitivi, innovativi a livello globale è importante, e in questo ambito l'innovazione e la ricerca sono fondamentali. Sono fondamentali, sicuramente devono andare in una direzione di interdisciplinarità a 360 gradi, perché la rivoluzione digitale non è solo o non è tanto una rivoluzione nell'ambito specifico dell'ICT, è la capacità di legare questo tipo di rivoluzione con un cambiamento radicale in tutti i settori. È stata citata la logistica, ma possiamo citare anche per esempio l'energia, per dirne un'altra, no? Quindi le smart grid, le smart energy grid sono una rivoluzione completa nell'ambito della distribuzione dell'energia, tanto per dare un altro tema che peraltro a Genova è molto sentito, come il mio preside sa bene.
Posso fare una domanda? Ci mancherebbe. No, allora, io una cosa che mi stavo chiedendo, anche mentre si parlava prima, molti dei progetti, delle iniziative di cui stiamo parlando e su cui insomma l'università si sta impegnando molto, sono tendenzialmente progetti di ricerca applicata, cioè si parte da dei problemi, si cerca di capire quello che c'è, come... Allora, un problema che io mi pongo e vi chiedo proprio in maniera molto... voi pensate che questo possa essere un'opportunità o un ostacolo allo svolgimento invece di ricerca più di base? Vedete questa iniziativa Smart Cities come qualcosa che potrebbe distrarre risorse alla ricerca di base, oppure se e come le cose sono integrate, oppure come potremmo usare anche questi fondi, queste iniziative per aiutare l'università anche nella ricerca di base? Perché non vogliamo certo precluderci la possibilità anche, cioè voglio dire, vogliamo sfruttare tutte le opportunità che abbiamo, non solo per rendere concrete le tecnologie che esistono oggi, ma per continuare a lavorare e investire per quelle che saranno del futuro. Per cui se pensate che gli strumenti e le idee che ci sono oggi sono adeguate, o se pensate che su questo fronte si possa fare anche delle cose aggiuntive per aiutare l'università a investire sul futuro. Delle cose aggiuntive si possono fare sempre, questo è il dubbio, specialmente in Italia nella direzione di aiutare la ricerca, di aiuto ce n'è bisogno parecchio, e comunque c'è un'infrastruttura, diciamo, specialmente nell'ambito dell'università, che è ancora in grado di rispondere, perché poi a un certo punto ci si svuota di alcune capacità, è ancora in grado di rispondere, quindi siamo ancora in tempo a creare la massa critica. Dal mio punto di vista ritengo che nell'ambito specifico calarsi nella direzione di soluzioni di natura applicativa sia stata una necessità assoluta, perché per poter creare una relazione virtuosa con l'industria in questo momento è l'unica cosa che si può fare, nel senso che se noi come università partivamo su temi a lunga diciamo visione e di ricerca di base, non avremmo certo trovato questo diciamo appoggio nell'ambito industriale. È però un rapporto che, una volta consolidato, va fatto crescere in una forma come dire virtuosa, dove la forma virtuosa significa che bisogna anche alimentare le visioni su più lungo termine, che non me ne vorranno i partecipanti industriali, nell'industria italiana spesso, ma non solo in quella italiana, in realtà è una tendenza forse che va al di là dell'Italia, ma nell'Italia nello specifico spesso mancano, nel senso che la visione è comunque a breve, se non brevissimo termine, per fattori contingenti, non voglio dire, e dove invece lo sviluppo sul lungo termine rimane quasi esclusivamente nel nostro paese legato all'università. Sicuramente c'è bisogno di aiutarlo, ma bisogna comunque coniugare le due parti, perché sennò si scollano. Okay. Noi andiamo da una parte e l'industria va dall'altra. Questo... Perfetto.